Uomo del momento, inventore di successo, attivista per i diritti civili, disegnatore coraggioso, stilista visionario, imprenditore lungimirante e scrittore di grido, insomma in questo momento è l'uomo più amato e desiderato dalle italiane. È con noi questa sera Leonardo. Tu, che cosa pensi degli ebrei? Leonardo Zuliani nasce a Roma nel quartiere Trastevere la sera del 3 ottobre 1980. Ha colpito profondamente la coscienza di tutti noi. Penso sia un esempio per la nostra generazione. Una di quelle grandi figure che ai nostri tempi hanno lottato per i diritti civili. Antisemita è una persona che ama odiare, quindi impedirglielo è un po' come impedirgli di amare. Leonardo vive una fase bellissima della sua vita. Il successo all'estero non si fa attendere. Poco dopo viene fondata una linea di giocattoli ispirata a lui, che ha un grandissimo successo. Numerose le iniziative promosse in molte città, dove stasera verrà proiettato in tutte le sale il film campione di incassi ispirato alla sua vita. Paura d'odiare è ormai universalmente riconosciuto come il manifesto del neorealismo postmoderno, l'apripista di un nuovo linguaggio cinematografico che ha appassionato e emozionato masse e masse di spettatori. Lui riusciva a toccare qualcosa dentro le persone. Sono orgoglioso di avere un figlio come te! Papà! La morte di Kennedy, Martin Luther King, John Lennon, sono stati loro. La mamma di Bambi. Che schifo.